Indubbiamente, come dicevo, la facoltà di investigazione difensiva, il diritto dovere di investigazione difensiva, copre dal momento che può addirittura precedere l'instaurazione del procedimento penale sino all'esito ultimo del processo stesso, e quindi sino oltre, potremmo dire, il giudicato. Ce lo dice del resto l'articolo 327 bis del codice di procedura penale. E quindi certo, l'attività di investigazione difensiva può anche ribaltare gli esiti di un giudicato, se noi pensiamo, ed è cronaca di questi giorni, ai casi nel quale l'attività di investigazione difensiva compiuta dopo il passaggio di giudicato della sentenza di condanna possa portare addirittura alla revisione della sentenza di condanna stessa. Dico di più, l'attività di investigazione difensiva può addirittura riguardare un giudicato non contestato, perché può riguardare anche il processo di riabilitazione. E quindi diciamo che da questo punto di vista abbiamo una copertura veramente diacronica di tutto il processo e anche, se vogliamo forzare la definizione, oltre il processo.